un nuovo inizio al bancone di Striscia la Notizia, con la veterana Michelle Hunziker ci sarà Nino Frassica. Un nuovo libro in uscita, il ritorno da Fabio Fazio e un programma tutto suo su Rai 2. Prima però, a Nino Frassica spetta il compito di aprire la nuova stagione di Striscia la Notizia su Canale 5. Una coppia inedita, che lo vedrà al fianco di una presenza ormai fissa nell'universo del popolare TG satirico, Michelle Hunziker. In questi giorni è in rotazione il trailer sulla rete di riferimento, e dimostrano già una notevole sintonia. Il fischio d'inizio è per lunedì 23 settembre, subito dopo il TG5 naturalmente. Una novità interessante dunque, che si aggiunge alla folta lista di esperimenti portati avanti negli anni dal padrone di casa Antonio Ricci. Frassica infatti, già una volta è stato conduttore insieme a due colleghi d'eccezione, Nino D'Angelo e Mino Reitano. Stavolta ad accoglierlo sarà una vera e propria veterana, con cui sicuramente andrà molto d'accordo e il pubblico ne vedrà delle belle. I due si sono raccontati in un'intervista rilasciata proprio quest'oggi e il popolare comico siciliano ha detto qual è l'unica cosa che gli provoca dispiacere in questo momento. Nino Frassica Striscia la Notizia, la rivelazione sul futuro dopo la trasmissione. Non è semplice prendere il posto di colossi come Ezio Greggio o Gerry Scotti, che hanno una dimestichezza ormai consolidata al bancone del popolare TG satirico. L'esperienza, il talento e il temperamento di Frassica però, gli permetteranno di fare ugualmente bene e di essere un collega d'eccezione al fianco di Michelle Hunziker. Oggi a TV Sorrisi e Canzoni hanno parlato proprio di tutto questo, del grande entusiasmo e anche di cosa gli provoca emozione e forse preoccupazione in questo momento. Alla domanda relativa a quello che possa spaventarlo all'alba di una nuova e diversa avventura professionale, Frassica è stato serafico, niente. Successivamente però, il conduttore ha espresso un pensiero circa quello che più gli causa dispiacere. L'impiego a Striscia la Notizia infatti, durerà solo per 3 settimane. Ormai la trasmissione ci ha abituati durante la stagione a continui ricambi, ormai è il meccanismo da anni. Poco prima di partire, probabilmente a contatto con staff e autori, Frassica è già consapevole del fatto che sarà molto difficile salutarli al termine del mandato e che gli dispiacerà dedicarsi ad altro lasciandoli per i nuovi successori. Appare dunque consapevole del fatto che si troverà bene in quelle vesti, e non c'è affatto da dubitarne. Tutto è nelle sue mani e naturalmente, in quelle del pubblico. Se questa coppia dovesse piacere e funzionare, nessuno esclude un rinnovo immediato da qui fino alla fine dell'annata del TG su Canale 5.